4 a Prizzi, mi pare, a Misacquino, ricostruire la topografia del romanzo, perché poi molte volte Tomasi sovrappone Palma di Montechiaro con Santa Margherita di Bellice nel suo immaginario letterario. Ecco, tutto questo ormai sembra appartenere a una mitologia letteraria. Per chiudere, la grandezza di Tomasi, del Gattopardo, sta nell'avere creato un fortissimo legame con la Sicilia. Quel romanzo e lo stesso Tomasi d'Ampedusa non sarebbero immaginabili a prescindere dalla nostra terra. E però poi l'hanno surclassato. È il romanzo più siciliano, più visceralmente isolano, ma anche il romanzo più europeo. E questo sta anche nelle corde proprio di Tomasi, che, come vi dicevo all'inizio, da un canto si sentiva molto legato alla sua terra e d'altro canto la maltollerava.